A oltre un anno dalla legge 76 del 20 maggio 2016, siamo andati a capire in termini quantitativi e qualitativi quali effetti ha avuto nel territorio delle Valli Valdesi la legge Cirinnà sulle unioni civili. Tra i 22 comuni che abbiamo preso in considerazione, Torre Pellice e Pinerolo sono quelli che ne hanno celebrate il maggior numero. 7 celebrazioni a Torre Pellice, tra 3 coppie di uomini e 4 coppie di donne, e 8 celebrazioni a Pinerolo, tra 4 coppie di maschi e 4 di femmine. In Val Pellice, oltre a Torre Pellice, ne è stata celebrata una anche all'Usa a San Giovanni, tra 2 donne. A San Secondo di Pinerolo si sono unite civilmente 2 coppie di uomini. In Valchisone c'è stato solo il caso di Parosa Argentina, dove a ottobre il sindaco ha celebrato l'unione tra 2 uomini. In totale dunque nel territorio delle Valli Valdesi sono state celebrate 18 unioni civili. Che significato ha questo? Lo abbiamo chiesto a Paola Schellenbaum, antropologa e membro della Chiesa Valdese di Pinerolo e della Commissione Nuove Famiglie della Chiesa Valdese. A un anno dall'approvazione della legge Cirinnà, qui nel Pinerolese ci sono state soltanto 18 unioni civili e apparentemente questo potrebbe sembrare un fallimento, comunque alcuni potrebbero dire che appunto sono poche. In realtà io penso che questi processi siano di lungo periodo e quindi sono comunque importanti. Questo dice anche della differenza, della diversità di questo territorio che continuiamo a immaginare come un'area di grande apertura e di accoglienza della diversità, di tutte le diversità, e quindi questo ha una ricaduta positiva sulla riflessione generale che noi possiamo fare sulle diverse forme di famiglia e quindi appunto sulle famiglie al plurale. Uno slogan che abbiamo coniato anche in dialogo con la società civile e che in questi anni è risuonato nel dibattito sinodale, è risuonato anche nel dibattito nelle chiese, e questo credo che sia uno dei momenti alti di questo sinodo, ma anche della vita delle nostre chiese, perché non dimentichiamo che la vita familiare accompagna appunto la vita comunitaria e quindi è da declinare giorno per giorno.